invece che fare il bagno e girare per i mercatini, avete deciso di venire a vedere la mostra dedicata a De Chirico. Sì, io sinceramente sono venuta perché interessa a lei, per compagnia. Ora vedremo un po' quello che c'è da vedere, insomma. Che cosa ti aspetti da questa? Beh, un approfondimento degli studi fatti all'Università a Firenze. Quindi ho una laurea in storia dell'arte, quindi chiaramente una mostra di De Chirico, storia dell'arte moderna e contemporanea. Spero di toccare con mano quello che ho studiato. C'è un pezzo in particolare che qui ritroverai, che sai che c'è in mostra? Non lo so, perché non sapevo dell'esistenza della mostra, quindi non so dirti quello che c'è all'interno. Ho visto che c'era la mostra e quindi sono entrata. Noi siamo venuti qui a visitare Otranto, non sapevamo nemmeno che ci fosse, ma intanto la stiamo apprezzando. Ci sono dei pezzi in particolare che già conoscevate e che avete ritrovato, oppure no? Sì, è stata una sorpresa, perché non pensavamo di trovare cose così famose, e è stata inaspettata, insomma. Invece che una nuotata, De Chirico. La mattina. Fino al 29 settembre prossimo il Castello Aragonese di Otranto ospita un viaggio nella metafisica di un grande visionario, un grande artista, De Chirico. Sì, un grande artista ed una interessante mostra quest'anno, che in qualche modo chiude anche un ciclo che abbiamo aperto qualche anno fa, quando abbiamo voluto prendere in gestione direttamente il castello, affidandolo appunto ad una società che collabora con noi e che ci ha riempito di appuntamenti culturali interessanti in tutti questi anni, appunto questo monumento, uno dei più importanti monumenti cittadini, ma che si è dimostrato anche essere un ottimo contenitore culturale. E devo dire che questa mostra è molto interessante, perché porta delle opere particolari di De Chirico, che sono appunto emblematiche della sua storia artistica, quelle piazze d'Italia, quei suoi manichini, quella mitologia trasferita appunto nella sua arte. Devo dire che è una mostra che si sposa perfettamente con il nostro castello, un castello fortunatamente è ormai divenuto anche di proprietà del comune, perché lo abbiamo acquisito grazie al decreto sul federalismo demaniale, e quindi questo da un lato ci inorgoglisce, ma dall'altro ci responsabilizza a fare sempre meglio.